tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete già notato dalla copertina, ho qui una box intera di nuove blind bag super pucciose. Siamo qua i Puffy Pow e sono degli adorabili cuccioli con le zampottone cicciottose, ragazzi. Io li trovo veramente super adorabili. Ed eccole qui, ragazzi. Qui, come potete vedere, ci sono degli artwork fantastici. Quindi abbiamo un pandino, un elefante, un coalino. E ragazzi, io li trovo veramente adorabili. Quindi le blind bag si presentano in questo modo. Come potete vedere, abbiamo una bustina trasparente e al suo interno abbiamo una blind bag con al suo interno un Puffy Pow. E qui sul retro, come potete notare, abbiamo anche un piccolo booklet. Quindi partiamo subito scartando la prima e scopriamole qui da vicino. Come vi dicevo prima, all'interno della bustina troviamo anche questo booklet e al suo interno possiamo trovare tantissime curiosità inerenti ai Puffy Pow. Quindi qua c'è scritto: benvenuti nel mondo super morbidoso dei Puffy Pow. Nella terra di questi fantastici animaletti dalle zampe soffici e coccolose, tutto è colorato e incredibilmente avvolgente. L'erba è profumata e morbida come velluto, gli alberi altissimi e dalle foglie delicate come seta, e l'acqua dei torrenti scorre limpida e frizzante come gazzosa. Anche gli abitanti sono speciali, infatti tutti hanno zampe grandi e soffici come cuscini, perfette per abbracciarsi, perché a Puffilandia tutti hanno un vero debole per le coccole. I Puffy Pow hanno caratteristiche diverse e caratteri ben definiti, ma sono tutti ultra simpatici e con le loro zampette morbidose è impossibile non volergli bene. Scopri tutti i Puffy Pow e scegli da chi farti coccolare. Oh mio Dio, ragazze, che pucciosità! Proseguendo nella lettura di questo mini booklet, come potrete notare, abbiamo tutte le carte d'identità di tutti i personaggi di questa collezione. Oh mio Dio, ragazzi, ma guardate che zampone soffici! Nelle ultime pagine poi troviamo anche dei minigiochi. E quindi, che dire, ragazze, io li trovo veramente super adorabili, ma scopriamoli subito insieme scartando la prima blind bag. Ecco qui i 10 cucciolotti che potremmo trovare all'interno della blind bag. Oh mio Dio, ragazzi, guardate. Abbiamo tipo uno scoiattolino, un coniglietto, un leoncino, un koala, un topino, quello che dovrebbe essere un gattino, un elefantino rosa, oh mio Dio, un pandino, questo dovrebbe essere un orsacchiotto ed infine questo che è spettacolare, ragazzi. Non riesco a capire se è un gattino o tipo una volpina bianca, so solo che è veramente super super carino. Siamo quindi qui, abbiamo un'apertura facilitata. Io spero vivamente di riuscire a trovare il coalino, il panda e la gattina bianca, perché sono veramente super adorabili. Quindi, dunque, al suo interno troviamo un altro piccolo booklet che adesso andiamo a scoprire insieme. E dunque, oh mio Dio, ragazze, ma che pucciosità! No, vabbè, ma che cos'è? Che cos'è, ragazze? Allora, onestamente, me li immaginavo un po' più grandi, ma sono veramente super adorabili. Ok, all'interno della blind bag troviamo un'altra mini checklist con tutti i personaggi della collezione, ma dunque noi abbiamo trovato il pandino e oh mio Dio, ragazze, le sue zampine, non so se riuscite a vederlo, sono dei veri antistress, quindi i cuscinetti, i classici cuscinetti che hanno sotto le zampine i cuccioli di cane e di gatto, sono stramorbidosi, ragazzi, oh mio Dio, sembra di giocare con delle squishy ball. Ok, queste sono le sue zampette anteriori, mentre quelle posteriori sono fatte in questo modo. La figure è in una plastica molto resistente, ma per il resto, come potete notare, le zampettine sono morbidose e leggermente elastiche. Ma guardate che musino, ragazze, stampato veramente super bene e io lo trovo davvero adorabile. Quindi, il primo personaggio della collezione che abbiamo trovato è Macchia, il panda, e io lo trovo veramente un amore, ragazze. Poi mi raccomando, fatemi sapere anche voi quali sono i vostri Puffy Pow preferiti. Comunque queste zampettine super morbidose sono la fine del mondo, ragazze. Starei tutto il giorno qui a squisciarmele perché sono veramente una cosa fantastica. Proseguiamo ora con la seconda blind bag e scopriamo quale Puffy Pow si nasconde qui dentro. Quindi, come prima, troviamo la mini checklist. Intravedo qualcosa di arancione. E oh mio Dio, ragazze, abbiamo trovato lo scoiattolino. No, vabbè, ma guardate che meraviglia! Ok, lui mi piace ancora di più, onestamente. Mi piace il fatto che sono le sue zampette posteriori ad essere cicciottose perché gli donano veramente un sacco. Guardate che meraviglia! Quindi, il suo volto è stampato abbastanza bene, ha degli occhietti
fumetti verde smeraldo che sono la fine del mondo, al punto luce a forma di stellina che gli dona uno sguardo ancora più dolce. E no vabbè ragazze, la meraviglia, queste zampette sono stramorbidose ovviamente come quelle del panda e sono tra le altre cose un ottimo antistress. Quindi questa è la figure, come vi dicevo, stampata e dipinta piuttosto bene, e quindi scopriamo sulla checklist chi abbiamo trovato. Ed eccolo qui ragazzi, abbiamo trovato lo scoiattolino e lui si chiama Ghianda, cioè ditemi veramente se non è la blind bag ragazzi. Io spero di trovare il coalino ma anche l'orsacchiotto perché è veramente super frucciosetto. Quindi vediamo chi c'è qui dentro. Come prima abbiamo la mini checklist, abbiamo, oh che carino, il coniglietto, lui è tutto fucsia. Questo occhietto purtroppo ha un piccolo difetto, vedete che è venuto via del colore, ma per il resto è super carino. Guardate, ha le orecchiette giù, è fucsia, i suoi cuscinetti sono viola e sono stramorbidosi ragazzi. Guardate anche la coda, tutta super texturizzata. Quindi lei è Rosetta la coniglietta, guardate anche il dentino che sbuca fuori, no vabbè l'amore. E poi come vi dicevo prima ragazzi, questi cuscinetti sono veramente la fine del mondo, sono super morbidosi e super squisciosi. Quarto Puffy Pow, quindi scopriamo chi c'è qui dentro. Oddio, io questi cucciolotti li adoro, cioè ma guardate che zampottone, mi viene voglia di stritolarli tutti veramente. Quindi oh mio Dio, abbiamo trovato un altro coniglietto, ma poco male perché come potete vedere questo invece è stampato perfettamente. Prossima blind bag, speriamo che qui dentro ci sia il coalino, l'orsacchiotto. Mio Dio ragazze, li desidero ardentemente. E quindi chi abbiamo? Abbiamo il leoncino. Oh mio Dio ragazze, la pucciosità. No vabbè, allora la sua immagine o comunque il suo artwork non rendevano assolutamente la pucciosità di questo leoncino ragazze, ma guardate che musino, mio Dio. Quindi lui è giallo con la criniera arancione e i suoi cuscinetti sono azzurri con tutto il contorno di un bellissimo fucsia. No vabbè, è veramente adorabile. E si può fare anche un po' di ASMR ragazze, stavo squisciando qua i suoi cuscinetti e sentivo dei rumorini deliziosi. Comunque eccolo qui, è veramente fantastico, lui è il leone e giustamente si chiama Leonardo. Prossima blind bag ragazze, io nel frattempo sono in adorazione, mi sono perdutamente innamorata del leone, ma scopriamo chi c'è qui dentro. Dunque vediamo un po', c'è un altro personaggino giallo e abbiamo trovato un altro scoiattolino, eccolo qui. Anche lui ha i cuscinetti stramorbidosi e croccanti, queste zampottone io le adoro alla follia. E quindi eccolo qui, prossima blind bag, quindi scopriamo chi c'è qui dentro. Dunque personaggino azzurro e wow, ma la pucciosità ragazze. Quindi abbiamo trovato il topolino azzurro, lui ha gli occhietti verdi, ha i cuscinetti delle zampotte in rosa e sentite. No vabbè ragazze, è l'amore, è veramente l'amore. Allora questo topolino sembra un po' imbronciato ma comunque rimane super adorabile. Qui sul retro abbiamo la sua codina rosa ed è veramente l'amore ragazze, veramente fantastico. Eccolo qui sulla checklist ragazze, quindi lui è il topo e si chiama Scorza. Qui poi non so se l'avete notato ma ci sono delle illustrazioni che ci mostrano come posizionare sulla nostra scrivania per esempio i nostri Puffy Pow. Quindi il nostro topolino per esempio possiamo metterlo seduto in questo modo oppure sdraiato con le sue zampottone all'aria. No vabbè ragazze, è adorabile. Prossima blind bag ragazze, voglio il koala, voglio il koala, guardate quanto è bello ragazze, quindi spero veramente di riuscire a trovarlo. Dunque vediamo un po', e oddio, abbiamo trovato un altro topolino, ma guardateli che carini insieme, sono veramente super adorabili. Prossima blind bag ragazze, quindi scartiamo molto velocemente perché ne abbiamo ancora un sacco da scoprire insieme. E quindi oh mio Dio che carina ragazze, abbiamo trovato l'elefantina, ma no, ma guardate che pucciosità, è tutta fucsia, gli occhietti celesti e le sue zampotte sono azzurre e stramorbidose. E quindi abbiamo trovato Violante l'elefante ed è veramente un amore ragazze, mi raccomando poi fatemi sapere qual è il vostro preferito. Prossima blind bag e mi chiedo se alla fine riuscirò a trovare il koala, quindi vediamo un attimino chi c'è dentro. E ritroviamo il pandino, eccolo qui, lui è veramente adorabile ragazze. L'unica cosa onestamente, avrei preferito le zampette posteriori cicciottine
difettose, non lo so. Cioè, così sul davanti, non so, c'è qualcosa che non mi convince, ma per il resto rimane anche lui veramente super adorabile. Prossima blind bag, ragazzi, quindi speriamo nella fortuna, speriamo di non trovare un altro doppione. E invece sì, abbiamo trovato un altro doppione, ma poco male, perché io onestamente questo leoncino lo trovo veramente super adorabile. Ha un musetto fantastico, mi piacciono un sacco i suoi occhietti, e come per quanto riguarda tutti gli altri Puffy Paw, ha delle zampette veramente stramorbidose. Quindi scartiamo anche questa e scopriamo chi c'è qui dentro. Dunque, oh mio Dio ragazzi, abbiamo trovato la gattina bianca, tra le altre cose si chiama proprio così. Qui è un po' sporchina, ma il colore viene via, ecco. Quindi abbiamo trovato questa gattina bianca, qui sul davanti, come potete notare, ha un ciuffetto in rilievo, è veramente l'amore, ragazzi. Ha degli occhioni di un bellissimo verde smeraldo, il punto luce a forma di stellina, e i suoi cuscinetti sono di un verde fluo fantastico. No, vabbè, ragazzi, lei è veramente l'amore. Guardate, ragazzi, nel frattempo si è formato un piccolo esercito di cuccioli zampottosi adorabili, quindi siamo sempre alla ricerca del koala, ragazzi, chissà se ce la farò alla fine. Vediamo un po' chi troviamo qui dentro. Abbiamo un cucciolotto fucsia e abbiamo trovato un altro elefantino, eccolo qui, super adorabile anche lui, e quindi lo mettiamo a fianco al suo amichetto. Prossima blind bag, ragazzi, quindi mi potrebbe capitare ancora l'orsacchiotto, che non abbiamo ancora trovato. Poi vediamo un attimino, dunque, il koala, il cagnolino ed infine basta, ci siamo, quindi me ne mancano tre se non sbaglio. Dunque sì, ragazzi, quindi per completare la collezione manca il koala, il cagnolino e l'orsacchiotto. Speriamo in bene, ragazzi, perché sono veramente fantastici e mi piacerebbe un sacco appunto riuscire a completarla a questo punto. Dunque vediamo chi c'è qui dentro. Intravedo già un personaggino bianco, guardate, con le zampottone verdi, e quindi abbiamo ritrovato la gattina bianca. Ma comunque sono contenta perché lei è una dei miei personaggini preferiti, quindi divertiamoci a squisciare i suoi zampotti. No, vabbè, ragazze, l'amore, l'amore. Prossima blind bag, quindi ci siamo, ragazze, ne mancano ancora veramente poche, quindi sì, siamo riusciti a trovare l'orsacchiotto. Allora, dunque, ragazzi, questo onestamente a vederlo così dal vivo non mi fa impazzire, nel senso che comunque ci sono altri personaggini che preferisco. Ha la testolina un po' troppo piccola a mio avviso, per il resto è carino, perché comunque, come potete vedere qui sul pancino, ha un cuoricino e le sue zampotte sono arancioni, quindi eccolo qui, squisciamo le sue zampette che fanno un cric crack delizioso, ragazze. No, vabbè, veramente fantastico. E quindi abbiamo trovato Bruno, l'orso Bruno, molto molto carino anche lui. Prossima blind bag, ragazze, quindi vediamo se riusciamo a trovare questo koala. Ragazze, non è possibile, non riesco a trovarlo, quindi vediamo un po' chi c'è qui dentro. Wow, abbiamo trovato il cagnolino. Ok, allora lui è un po' sporco, ma penso che con una spugnetta queste macchiette andranno via. Comunque è arancione, anche lui ha i punti luce a forma di stellina, e per il resto le sue zampotte sono in fucsia, è veramente adorabile. Qui sul retro abbiamo la codina morbidina, e quindi eccolo qui, eccolo qui sulla checklist. Quindi lui si chiama Ruspa e ovviamente è il cane. Ok, ragazzi, ci rimangono tre blind bag, quindi se non riesco a trovare il koala è veramente il colmo dei colmi. Quindi vediamo chi c'è qui dentro. Oddio, sì, è grigio, ed ecco qui il coalino. No, vabbè, ragazze, ma guardate che guanciotte cicciottose lui, oltre ad avere le zampottone ha anche le guanciottone. Quindi ha gli occhietti di un bellissimo verde tutto sfumato, ha i punti luce a forma di stellina come quasi tutti gli altri cucciolotti, ha i cuscinetti gialli ed è veramente l'amore. Oh mio Dio, ragazze, guardate che musino, è veramente adorabile. Quindi abbiamo trovato Nala, il koala, dovrebbe essere una femminuccia. Ok, ragazzi, ci siamo, avevo detto che mancavano tre blind bag, ma in realtà adesso mancano tre blind bag, quindi io ho distrutto tutto, perfetto. Ecco qui, abbiamo trovato un altro orsacchiotto, come vi dicevo prima è carino, però secondo me è un po' poco proporzionato rispetto agli altri, vedete, forse ha la testina troppo piccola rispetto al corpo, non lo so. Comunque per il resto è stampato e dipinto molto molto bene. Poi adoro
veramente questa cosa dei cuscinetti squisciosi. So che l'ho ripetuto tipo 3500 volte, ma è veramente fantastica questa cosa. Ultime due blind bag, ho trovato un casino di doppioni, ragazzi, quindi quasi sicuramente alcuni di questi Puff Paw li terrò da parte per un prossimo giveaway, quindi fatemi sapere, mi raccomando, quali sono i vostri preferiti. E troviamo un altro cagnolino, ultima blind bag, ragazzi, quindi vediamo chi si nasconde qui dentro. Dunque, un altro coalino, sì, che meraviglia! Quindi abbiamo trovato un'altra Nala koala ed è veramente adorabile. Io ci tengo assolutamente a farvi sentire i rumorini che fanno le zampette, perché sono veramente una cosa fantastica. Sentite? Ok, sentite che scricchiolano, sembra quasi il rumore che fa lo slime quando ci giochiamo. Comunque sono veramente adorabili, mi piace il fatto appunto che hanno queste zampette gommose, perché così risultano anche degli ottimi antistress, sono super pucciosi. I miei preferiti sono assolutamente il coalino, la gattina bianca e il leone, ragazzi, perché sono veramente l'amore. Mi raccomando, fatemi sapere anche voi quali sono i vostri preferiti, fatemi sapere se li acquisterete in edicola. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questi cucciolotti zampottosi siano piaciuti un sacco anche a voi, io li trovo veramente adorabili, me ne sono letteralmente innamorata. Colgo l'occasione per augurare a tutti voi un buon nuovo anno scolastico, ragazzi, mi raccomando, impegnatevi ma nello stesso tempo divertitevi. Io come al solito vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video, ciao!